Hello everyone! Vedete la copertina? La copertina vuol dire che è story time. Quindi mettetevi comodi perché... elicottero. Oggi vi racconto, a grande richiesta, della mia esperienza nel talent show, una specie di X Factor giapponese. Prima però fatemi parlare dello sponsor di oggi, Ana Luisa. Ormai lo conoscete, Ana Luisa è un brand che produce gioielli di qualità e bellissimi, che per Natale, quindi molto attuale, sta facendo la campagna più grande di tutto l'anno. Perché se andate sul sito di Ana Luisa e comprate 2 articoli, il secondo ve lo scontano del 40%. In più, se superate i 90 euro di spesa, avete anche la spedizione gratuita in 3 giorni lavorativi, che davvero, lo sappiamo, può salvare la vita. E addirittura vi danno anche il pacchettino già fatto con il bigliettino, quindi potete anche, se dovete fare un regalo a distanza, può essere una buona idea. Io per esempio lo userò sicuramente, già l'ho usato per fare dei regali. Ho comprato un orecchino simile a questo per mia mamma, perché né io né lei abbiamo i buchi all'orecchio, quindi per noi è fighissima questa cosa. Sembra che ci abbiamo così l'orecchino rocchettaro. E poi ho comprato questo bracciale, che è bellissimo, semplice, lo darò come regalo, mi piace perché, anzi ve lo faccio vedere addosso. Mi piace perché si può regolare, lo puoi stringere da qui. Invece oggi, oltre all'orecchino, che a prezzo pieno costa 45 euro, ma adesso l'ho visto in offerta a 39, sto indossando questo anello, mi piace un sacco perché anche questo si può regolare. Sta bene quando anche ho un outfit un po' più rocchettaro, tipo con i jeans e gli anfibi. E questa collanina, che mi piace molto perché sembra un tao, quindi mi ricorda il mio amato Oriente. E poi è double fuss, quindi se non mi sento di mettere il nero, c'è la parte dietro tutta oro che è molto molto carina. E poi, l'ho già detto ma lo ripeto, in questo periodo in cui il mondo è un po' pazzo, Ana Luisa è a emissioni zero, usa materiali riciclati, di qualità alta e si concentra sulla sostenibilità. Io vi lascio il link di Ana Luisa qui sotto in info box, andatevelo a vedere, magari trovate qualche bel regalo per voi o per qualcun altro. Adesso passiamo alla storia di oggi. Fatemi prendere un pezzettino di pongo perché mi serve, quindi anche voi mettetevi comodi. Il talent giapponese. Come l'ho trovato? Come è stato? Come? Partiamo dal principio. Stiamo parlando, se avete visto il mio altro story time di quando facevo la cantante con l'orchestra Casadei, qui stiamo parlando di dopo quell'esperienza. Quindi con l'orchestra Casadei ci sono stata quando avevo 20, 21, 22 anni. Qui stiamo parlando di quando avevo 24, 25 anni. In quel periodo io facevo principalmente rap. No, aspetta, non è che facevo rap, però io stavo con un producer della scena romana principalmente, ci sono stata per 5 anni e stavo sempre in studio, lui aveva uno studio di registrazione che era un po' un ricettacolo di rapper, un po' da tutta Italia e io stavo sempre lì, quindi partecipavo ai dischi dei vari artisti, magari a volte solo con dei, con dei cori, controcanti, cosette che servivano. Ho partecipato a tanti tanti dischi così, a volte facevo proprio ritornello quando era il feat con Sonia Margot. Nel frattempo andavo anche all'università, stavo studiando per la mia laurea magistrale e in tutto questo io avevo questa grande passione per il Giappone, che era nata da un viaggio che avevo fatto con mia zia quando avevo 19-20 anni mi pare, e quindi io la domenica mattina andavo a fare lezioni di giapponese. Visto che io non predico bene e razzolo male, o predico male e razzolo male o predico bene e razzolo bene, cercavo un partner di lingua. Come ho detto spesso, la pratica è quella, la cosa che aiuta di più a migliorare nella lingua. Questo non mi ricordo che sito era, mi ero scritta in vari siti dove le persone cercavano di fare uno scambio linguistico. Online conosco questo ragazzo che era più piccolo di me, faceva il liceo ancora, era piccolino, Katsuya. E iniziamo a parlare in giapponese, in inglese. Quindi io gli dico che sono una cantante, che adoro il Giappone. E lui fa 2 più 2 e mi dice: Sonia, ma sai che in Giappone ci sta questo programma che si chiama Nodo Jiman? Che non è X Factor, però è comunque un talent show in cui si canta. Ma perché non ci provi? Io dico: vabbè, ma secondo te mi prendono? E lui fa: sì sì, prendono anche gli stranieri, provaci. E mi manda il link dell'applicazione online. Un casino, era quasi tutto in giapponese. Mi ha aiutato, ma ho fatto la prima applicazione. Ma si dice applicazione?
Ho fatto domanda, il primo round, ho mandato forse qualche foto e due demo, una cosa così, e basta. Non ho più sentito niente da loro per tanto, tanto! Me ne ero proprio scordata! A un certo punto, ma dopo mesi, mi arriva questa email e mi dicono... Non mi ricordo nemmeno se era in inglese o in giapponese, se ho dovuto usare un traduttore, non mi ricordo. Ci sei piaciuta, andiamo avanti con i provini, ci devi mandare un video in cui ti si vede e in cui canti in giapponese, perché io dovevo cantare in giapponese. Il programma era giapponese e le canzoni che si cantavano erano solo giapponesi. Io, per fortuna, il mio ragazzo era un producer, stavo nello studio di registrazione praticamente tutto il giorno, faccio questo video, anzi due erano all'inizio, me ne avevano chiesti due, glieli mando, non sento più niente. Per mesi, vabbè, non sono più passata. Nel frattempo, mi lascio con il mio ragazzo dopo 5 anni. Mi parte la testa e dico, io vado in Giappone da sola. Stavo scrivendo la tesi della magistrale e ho detto, perché devo stare a Roma? Sono partita in Giappone da sola per un po' di mesi. E mentre stavo lì, mi arriva un'altra email da loro e mi dicono, ci serve un altro video in cui canti. Io non avevo né la videocamera al tempo, non ero una youtuber. Avevo un cellulare un po' vecchio, io non sono mai stata tipo da iPhone, avevo sempre cellulari un po' più economici, perché magari lo perdi, lo rompi, te lo rubano, non in Giappone, ma... E quindi ero tipo, oddio, adesso che faccio? Perché mi hanno dato anche una timeline. Sono andata dalla mia amica giapponese, Natsumi, che mi ha salvato la vita più volte, e le ho detto, a me serve, devo registrare, devo fare un video, tu hai qualche contatto? O lei ce l'aveva il contatto, e quindi sono andata in questo studio di registrazione in Giappone. Non mi ricordo come ho fatto il video, mi sa che l'ho fatto con l'iPad. Vabbè, ho fatto questo video, l'ho mandato, e stranamente questa volta mi hanno risposto quasi subito. E mi hanno mandato un questionario, una specie di intervista e domande a cui rispondere, tutto in inglese ovviamente, quindi meno male che parlavo l'inglese, meno male che loro parlavano in inglese e che non me l'hanno chiesto di fare in giapponese, perché il mio giapponese ancora non era molto molto buono. Non che adesso sia fantastico. Parlando, non mi ricordo come ero uscito fuori, io avevo menzionato che in quel periodo ero a Tokyo proprio, così per coincidenza, perché loro sapevano che io ero in Italia. Allora mi mandano un'email e mi dicono, va bene, allora facciamo un provino di persona, facciamo tra 3 giorni, ci vediamo a Shinjuku e facciamo un provino di persona. Io ero tipo... E mi avevano detto, mi raccomando, devi avere un bel po' di canzoni giapponesi pronte nel tuo repertorio per fare questo provino, perché dobbiamo vedere quali sai cantare bene, ti dobbiamo sentire un po', e le canzoni in inglese non valevano. Quei giorni ho detto, fuck la tesi, devo impararmi le canzoni giapponesi, perché a dire la verità, a me piaceva il rap, io non è che conoscessi proprio tante tante canzoni giapponesi, conoscevo 3 artisti giapponesi. Allora sono andata nella mia share house, al tempo ero in una share house, e a tutti i giapponesi dicevo, qual è la tua cantante preferita giapponese, qual è il tuo cantante, e mi sono ascoltata un sacco di canzoni, ne ho scelte tipo 4 da impararmi in 4 giorni. Ragazzi, non è facile, perché io non parlavo bene la lingua, quindi non capivo neanche il significato di tutte quelle canzoni, le parole, che cosa stavo dicendo, era una canzone d'amore o era una canzone d'odio. In più dovevo lavorare non solo sull'emissione del suono, dovevo lavorare anche sulla pronuncia. Però devo dire, se parlate giapponese, andatevi a vedere i miei video su questo canale in cui canto in giapponese. Ora, sono molto brava nella pronuncia quando canto, quando parlo un po' di meno in giapponese, non so perché, forse perché con la canzone riesco a ricopiare. Arriva il giorno del provino, ovviamente ci eravamo dati appuntamento in un luogo affollato, io volevo vedere chi sarebbe venuto, speravo che non fosse un uomo da solo, e infatti non lo era, c'era anche una donna. Ciao ciao, e loro, ok, andiamo a un karaoke. Se siete stati a Tokyo, avete vissuto a Tokyo, sapete che ci sono varie catene di karaoke, alcune sono quelle più economiche, dove in genere andavo io con i miei amici, e alcune sono quelle molto più care, in cui vanno i ricchi o magari le aziende, quando dicono oggi c'è la serata con i dipendenti, andiamo a fare serata karaoke. E loro mi hanno portato in uno di questi karaoke e hanno preso una sala che era un appartamento gigante. Io ho abituato a stare nei miei loculi quando andavo al karaoke, e quando ho iniziato a cantare c'era anche una bella differenza nell'impianto, cioè nel suono. Di solito al karaoke non senti bene, e invece lì era molto buono. Inizio a cantare le mie canzoni in giapponese. Siamo forse, non so, canto una mezz'oretta e poi un'altra mezz'oretta parliamo. Un po' in giapponese, un po' in inglese. E poi basta, ciao ciao, io sono tornata nella mia share house. Dopo poco, non tanto veramente, dopo un paio di settimane, mi hanno detto, ti abbiamo preso, farei parte del programma.
Io ero contentissima, ho detto wow, questo programma è davvero famoso in Giappone. Io già mi vedevo una cantante realizzata praticamente. L'unica cosa è che il programma sarebbe stato praticamente, io avevo il viaggio di ritorno già prenotato e io sarei dovuta tornare in Italia e loro però mi avrebbero fatto riviaggiare in Giappone, tutto pagato da loro, però da sola, quindi non potevo portare mamma o il mio compagno. Dopo una settimana, vabbè, chi se ne frega, io ero contenta, ho detto sì, che bello, faccio una tappa a casa, mi trovo un bel outfit per il programma o qualche bel outfit e andiamo. In quella settimana in cui sono tornata a Roma, ho dovuto girare dei piccoli video. Avete presente quando c'è l'introduzione del personaggio nel talent show in cui vi fanno vedere il video di lui che sta a casa e canta, che si pettina i capelli davanti allo specchio, che cucina le patate e vi parla della loro vita? Io ho dovuto girare quei video per quell'intro in cui parlavo di me stessa, perché loro non potevano mandare una crew solo per me, dai, su, anche con il cellulare. Per fortuna io già conoscevo Brian, io avevo conosciuto Brian proprio quell'estate e quindi quella settimana che sono tornata lui era in Italia, aveva la videocamera. Io adesso so montare, ovviamente non benissimo, però non mi metterebbe così tanto in crisi. Al tempo mi ha messo in crisi, dicevo ma che ne so come si monta un video, l'ha fatto lui. E mio padre è dovuto comparire in questo talent show giapponese, lui era tipo non voglio Sonia. Vabbè, una settimana e riparto. Fighissimo, perché questa volta mi hanno pagato il volo diretto all'Italia e mi sono anche venuti a prendere. L'unica cosa è che quando mi sono venuti a prendere sono venuti con tutta la crew, quindi io ero un po' stanchina e stavano lì con le telecamere. Ciao, benvenuta in Giappone! E io, con le valigie. È stato comunque divertente. In tutto questo loro erano estremamente preoccupati per la mia voce, estremamente, perché sapete che il viaggio aereo è molto secco, c'è l'aria condizionata forte, ci sono tante persone, insomma il viaggio aereo è un po' un problema per i cantanti e quindi mi hanno dato una serie di linee guida da seguire. Mi sentivo un sacco delicata perché poi per tutto il tempo che sono rimasta in Giappone dovevo stare attentissima a questa voce, praticamente dovevo mettere la mascherina con dentro una specie di cosino umidificato, sempre coperta. Mi portano in hotel, stavo lì, mi hanno dato una camera d'hotel, mi pagavano i pasti, che era pure bello l'hotel, mangiavo in hotel tipo a colazione e a cena e poi mi davano un buono per il pranzo, così. E all'inizio abbiamo fatto tante interviste, perché sapete che poi servono le interviste durante il programma, le mettono, e abbiamo fatto le prove, ho fatto vedere magari gli outfit, mi hanno raccontato come sarebbe stato il programma. Io ho dovuto scegliere le canzoni che avrei portato, perché devo dire che loro mi hanno consigliato, ma alla fine mi hanno anche dato la libertà di scegliere. E in tutto questo mi avevano dato una traduttrice. Non so se lo sapete, ma la lingua giapponese ha vari livelli di formalità. Avete presente come in italiano c'è dare del tuo e dare del lei, che però non cambia tantissimo? Ecco, mettete che in giapponese ce ne hanno quattro di questi e cambia tutto, tutto cambia, cioè proprio il verbo cambia. E invece mi hanno dato questa traduttrice che era carinissima, era una signora, avrà avuto una sessantina, che parlava italiano molto molto bene ed è stata, diciamo, la mia compagna. E poi lì la cosa divertente è che conosci le altre persone che fanno parte del talent. Sai, c'è quello che si scalda la voce da una parte, quello che prova un balletto, poi si parla tanto di musica, 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 si parla della performance. È figo! E siamo stati lì un po' fino a che non abbiamo finito poi di girare. La giuria era una giuria di persone famose in Giappone, tipo uno era un producer, uno era una ex rockstar, uno era un presentatore. Il presentatore dello show a quanto pare era famosissimo e amatissimo. A dire la verità, io non conoscevo nessuno. Non conoscevo nessuno. Mi avevano dato l'opportunità di invitare tre miei amici giapponesi e sono venuti, gli hanno dato il pass per far parte del pubblico, no? E loro erano tipo, oh mio Dio, Sonia! Io adoro quel presentatore, come stai? Io stavo bene perché non conoscevo nessuno, per me quello poteva essere la persona più famosa del Giappone, ma poteva anche essere il padrino della mia amica, non lo so. Era figo perché quando io facevo la canzone, poi ricevevo il giudizio dai giudici e c'era un po' di tempo dove loro parlavano e magari mi facevano i complimenti. Io però ancora non capivo perché la traduttrice non mi aveva ancora tradotto e quindi ero lì che facevo... Magari mi stava dicendo tipo era una performance terribile. No, devo dire sono stati carinissimi. Io sono arrivata anche in finale, però non ho vinto. Ma non importa, in realtà io ero già contentissima. Ero contenta anche dopo questa esperienza di tornare a casa. Ma sono rimasta anche un po' delusa dopo, perché come vi ho detto prima, partecipando a un talent molto conosciuto, io pensavo wow,
e si apre una carriera da cantante. Non mi ha contattato nessuno dopo e non credo solo a me. Non so come funzioni l'industria musicale giapponese, però non sono stata contattata e sono rimasta un po' delusa perché davvero io pensavo che almeno mi si sarebbe aperta qualche porta ed è per questo che poi ho preso anche la decisione di trasferirmi in Giappone. Poi la vita, le cose, il Giappone è caro, dovevo lavorare, è stato un po' difficile continuare la passione del canto in Giappone. Però ecco, quella è stata l'unica cosa che ci sono rimasta un po' male, ma sono comunque un sacco grata di questa esperienza perché è un'esperienza fichissima. Tutta la giuria lì che ti parla e tu sei di cosa stanno dicendo? C'era il video su YouTube, ma il Giappone è super strict con il copyright e tutte queste cose e l'hanno tolto. C'erano degli articoli online, vediamo se li trovo, li metto in info box, se non li trovo mi dispiace. Io personalmente loro mi hanno dato un CD, ce l'ho, non so come leggere un CD in questo momento perché il mio computer non ce l'ha il lettore CD, però vabbè. Ragazzi, la storia ve l'ho raccontata, spero sia stata interessante, grazie mille di aver ascoltato. Se avete qualche altro story time che volete chiedermi, chiedete, perché mi diverto un sacco mettermi qui a raccontare della mia vita. È divertente, è un po' terapeutico quasi. Non dimenticatevi di iscrivervi al mio Instagram perché ogni giorno faccio un daily quiz, quindi potete anche migliorare il vostro inglese. Grazie mille, buona giornata. Ah, andate a vedere Anna Luisa, hanno dei bei pezzi.